Secondo una legge del 1995, il presidente americano deve firmare una dichiarazione ogni 6 mesi per mantenere l'ambasciata, la sua ambasciata a Tel Aviv. E questa volta Trump, dopo aver promesso durante la campagna elettorale di dichiarare Gerusalemme capitale di Israele, pensa e si dice che lo decida nei prossimi giorni o nelle prossime ore. La questione è viva da tempo. Gerusalemme è, secondo Israele, la capitale di Israele, ma secondo gli accordi di Oslo, il problema di Gerusalemme capitale doveva essere deciso. Tutte le ambasciate, infatti occidentali, esclusa 1 o 2, credo il Costa Rica, non so che cosa, hanno la loro ambasciata a Tel Aviv e i loro consolati generali a Gerusalemme Est. Se Trump decidesse di dichiarare Gerusalemme capitale e di decidere di spostare l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, praticamente annullerebbe le già scarse possibilità di allacciare un dialogo tra palestinesi e israeliani. Quindi significherebbe eliminare ogni possibilità di un dialogo tra le due parti. Non solo, ma riconoscendo Gerusalemme capitale, Trump mette in subbuglio tutto il mondo arabo, tanto è vero che la Lega Araba si sta riunendo per decidere su da farsi. E inquinerebbe anche i rapporti tra gli Stati Uniti e i grandi paesi arabi, per esempio l'Arabia Saudita in particolare, con la quale Trump ha stabilito rapporti ancora più stretti di recente, perché l'Arabia Saudita è la potenza protettrice non solo dei luoghi sacri, la Mecca e Medina, ma anche della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Inoltre anche i paesi vicini come la Giordania, lo stesso Egitto potrebbe difficilmente accettare questa decisione. Quindi se Trump dovesse attuare quello che ha promesso, ma che ha già rinviato più volte, e quindi si vede la sua agitazione, potrebbe creare una grande agitazione nel mondo arabo. Lo dimostra il timore, lo dimostra che le ambasciate nei diversi paesi del Medio Oriente sono stati messi in stato d'allarme nelle ultime ore.